Ciao amici, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Alfredo. Con questo video inauguriamo un nuovo format che vi avevo promesso di portare qui sul canale qualche tempo fa, ma per mancanza di tempo non sono mai riuscito a farlo. Adesso ho trovato il tempo e quindi si avvierà questa serie di video. Dal titolo School of Drones potete capire benissimo che questi saranno video didattici indirizzati a chi si affaccia per la prima volta al mondo dei droni o comunque per chi vuole approfondire e conoscere meglio il proprio mezzo. Lo so già che questa serie di video non piaceranno a molti, perché la prima cosa che vi viene in mente quando acquistate un drone è prendere e volare così alla cacchio di cane, ma poi queste stesse persone mi contattano in privato sui social per chiedermi come ingannare, nel caso dei droni DJI, la DJI stessa, perché non hanno attivato la DJI Care Refresh. Comunque questa serie di video saranno sicuramente un ripasso per chi già conosce il mondo dei droni, comunque già possiede un drone da abbastanza tempo, ma andando avanti sicuramente ci saranno video adatti al vostro livello. Se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale per supportarmi. In questo primo video andremo a vedere come si pilota un drone e i movimenti base che dovreste apprendere immediatamente, così avrete delle basi solide che in futuro vi permetteranno di eseguire movimenti sempre più complessi. Cosa importantissima: se non guardate il video fino alla fine perdete tutto il senso di questo video, e in più se non lo fate siete delle brutte persone. Come drone scuola ho scelto il DJI Mavic Mini, uno perché ce l'ho, due perché è un drone che sta avendo molto successo, quindi potrebbe essere il drone che molti di voi già hanno tra le mani, terzo perché è abbastanza facile da guidare. Comunque tutto questo non esclude che quello che andremo a vedere sarà facilmente replicabile con molti dei droni che ci sono in commercio. Questo sarà un video prettamente pratico, quindi tutte le informazioni legate alla regolamentazione droni saranno per ovvi motivi di tempo omesse. Anzi, se volete informarvi vi lascio un link qui in alto nella scheda del video che ho girato proprio su questo argomento. Dopo questa lunghissima intro, iniziamo! La primissima cosa da fare è caricare la batteria del vostro drone e del radiocomando al 100%. In questo modo capirete subito se le batterie sono afflitte da difetti di fabbrica e quindi non andrete incontro a spiacevoli conseguenze. La seconda cosa da fare è controllare che le eliche siano ben serrate, perché potrebbe capitare che arrivano un po' allentate e potrebbero causare scompensi o peggio sganciarsi durante il volo. Terza cosa, cercate di attivare il vostro drone prima del vostro primo volo, in modo da risparmiare tempo e batteria sul luogo dove decidete di andare a volare. Per il Mavic Mini in particolare ho fatto un video su come si fa, vi lascio il link qui in alto nella scheda. Ok, ora che avete tutte queste informazioni siamo pronti per volare. Spostiamoci all'aperto. Qua ragazzi, radiocomando, smartphone e drone collegati. Adesso accertatevi che il vostro drone abbia agganciato un numero significativo di satelliti, in genere una decina vanno più che bene. Passiamo al radiocomando. Queste qui sono le antenne. Intanto la cosa che dovete considerare è quando volate in questa posizione, nel senso che il drone sta di fronte a voi, questa è la posizione delle antenne. Quando il drone invece si trova sopra di voi, le antenne dovranno essere posizionate in questo modo, quindi così, parallele al radiocomando. Per adesso, visto che dobbiamo decollare, facciamo così. Perfetto. È inutile dirvi che questi sono gli stick del drone che ci permettono il controllo del drone stesso, e sono impostati in modalità 2, che è quella che troverete sulla maggior parte dei droni attualmente in commercio. Mod 2 cosa significa in termini pratici? Che avendo impostato gli stick in mod 2, lo stick di sinistra ci permette di far alzare o abbassare il drone di quota. Spostando la leva in su il drone si alza e i motori di conseguenza spingono tutti e quattro con la stessa potenza. Adesso vi faccio vedere. Così, vabbè, lo sapete tutti, si accendono i motori. Se io adesso sposto la leva in su, il drone si alza di quota. Lo allontaniamo un attimo così fa meno rumore possibile. Dovreste vederlo più o meno. Eccolo lì, il nostro Mavic Mini, fermo, bello stabile anche se c'è un po' di vento. Comunque, come dicevo, con lo stick sinistra, se vedete, se lo tiro in su sale di quota, se la leva la sposto in giù si abbassa di quota. E in termini tecnici questo movimento può essere definito gas o throttle. Comunque sono tutte cose che, se avete fatto il patentino, dovreste sapere.
Inoltre, sempre con lo stick di sinistra possiamo effettuare altri movimenti chiamati imbardata o yo. Se spingiamo lo stick verso sinistra, il drone ruoterà in senso antiorario. Eccolo qui, vedete, senso antiorario. Se invece lo stick lo spingiamo verso destra, il drone ruota in senso orario. Eccolo qui. Questo è uno ovviamente dei movimenti base che dovete conoscere e sapere. Con lo stick destro invece possiamo fare effettuare altre manovre, il beccheggio o pitch. Spingendo lo stick in avanti, il drone abbassa il muso e alza la sua coda, e così facendo il drone dovrebbe andare in avanti. Vedete? Ok. Se invece facciamo il contrario, se io la levo a destra, la tiro verso di me in giù, il drone alza il muso e abbassa la coda. Ok. Inoltre possiamo effettuare anche un'altra manovra che viene chiamata rollio o roll, dove spingendo lo stick verso destra il drone si inclina e va verso destra. Eccolo. Se invece spingo lo stick verso sinistra, il drone si inclina e va verso sinistra. Questi sono proprio i movimenti base che ogni drone può effettuare. Adesso facciamo riatterrare il drone. Ok ragazzi, non so se adesso riuscite a vedermi perché sto un po' contro luce. Comunque questi sono i semplici movimenti base che vi consiglio di padroneggiare. Da questi poi, una volta che avete preso il pieno possesso, potrete effettuare manovre sempre più complesse e vedremo nei prossimi video come si faranno. Prima di andare avanti, se non mi riempite di insulti e commenti di ogni genere, puntualizziamo una cosa. Con il Mavic Mini o comunque con droni che sono dotati di GPS, tutte queste manovre ovviamente vi risulteranno molto facilitate, visto che appunto avete il GPS. Inoltre su droni tipo il Mavic Mini, comunque anche di fascia inferiore, in genere c'è sempre un sensore chiamato VPU, che nel caso del Mavic Mini è questo, che è un sensore che, diciamo, visivo, che sfrutta proprio una telecamera a cui voi non potete accedere e che gli permette di stabilizzarsi oltre all'aiuto del GPS quando volate a quote basse, diciamo. Se volete provare a disattivare almeno il sensore VPU sul Mavic Mini, c'è, diciamo, uno stratagemma, si può fare, però comunque è a vostro rischio e pericolo. Nel prossimo video vi farò vedere come fare, soprattutto perché magari potete creare e fare delle riprese che normalmente non vi sono concesse, ma questo è tutta un'altra cosa, ve la mostrerò nel prossimo video. Io direi di dare la linea allo studio, ci vediamo presto. Ok amici, prima di salutarci vi do giusto due o tre consigli come faccio sempre. Il primo consiglio in assoluto è quello di andare a volare spazi aperti, perché siete principianti probabilmente. Per spazi aperti intendo zone dove non ci sono persone, edifici troppo alti, gru, tralicci della corrente elettrica, antenne telefoniche, cose di questo genere. Il secondo consiglio, sia se state aspettando il vostro primo drone serio, tra virgolette, tipo il Mavic Mini, o comunque se state aspettando un qualsiasi drone di fascia più bassa con GPS, è quello di comprare un drone giocattolo da 50-60 euro, di quelli che potete trovare benissimo anche nei supermercati. L'importante è che non abbia il GPS, o comunque che il GPS sia disattivabile. Ne sto testando uno che costa un po' di più, sui 130 euro, che può essere utile come primo drone, e magari dopo un mesetto o due ovviamente non vi basterà più e passate ad altro. Ho già fatto un video unboxing di questo drone, che è l'MJX Bugs B7. Se volete e se ve lo siete perso, andatelo a vedere, vi lascio il link qui in alto nella scheda. Comunque in queste settimane qualche video su questo drone uscirà sicuramente. Terza e ultima cosa che vi consiglio è quella di acquistare, se possibile per il vostro drone, un accessorio fondamentale mentre state facendo tutte queste manovre che vi ho mostrato prima, ovvero un paraeliche. Anche per il Mavic Mini ve l'ho mostrato in un precedente video, quindi se volete acquistarlo vi lascio il link qui in descrizione. Per i vostri droni oppure quelli che avete acquistato non so indicarvelo, magari scrivetemi qui sotto nei commenti, mi informerò per voi. Con questo video ho cercato di darvi un'impastata generale. Nel prossimo video andremo fuori e proveremo insieme 7-8 esercizi che dovrete fare per conoscere al meglio e padroneggiare il vostro drone, ovviamente senza GPS attivo. Comunque vi ripeto un'altra volta,
vi consiglio di fare queste manovre che vi ho mostrato oggi con il GPS, così prendete confidenza con un drone stabilizzato, e nel prossimo video, magari che avete più conoscenza del vostro drone, non utilizzeremo il GPS e lì inizierà la parte difficile. Grazie per essere stati qui con me fino alla fine del video, significa che non siete delle brutte persone, quindi se volete supportarmi lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Poi, come sempre, lo dico alla fine di tutti i video per essere trasparente più possibile con voi, se vi sentite talmente generosi da supportare il canale, potete benissimo acquistare qualsiasi cosa volete, drone, accessori, smartphone, quello che volete, partendo dai link degli store online alla quale sono affiliato, che vi lascio in descrizione: Amazon, Gearbest, Banggood e personaldrones.it. L'ultimo è uno store italiano, visto che c'è questo periodo di crisi abbastanza pesante, io direi di dare una mano a gli store italiani, poi decidete voi. Per rimanere aggiornati sul mondo dei droni e della tecnologia in generale, iscrivetevi anche al mio gruppo Facebook che è collegato con il canale YouTube. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Fredditech, e sicuramente il prossimo video sarà lo speciale dei 2000 iscritti, e vi ringrazio come al sempre per il supporto che mi date giornalmente. Ciao ragazzi.